Nuova pressione nelle prime luci dell'alba contro l'ndrangheta di Vibo Valencia. In manette sono finiti questa volta i vertici della cosca di 'ndrangheta dei Mancuso, il gruppo criminale considerato tra i più influenti della Calabria. Solo pochi giorni fa un altro maxi blitz contro l'ndrangheta di Vibo Valencia con 33 arresti sull'ascesa del clan dei Piscopisani, con diversi arresti e retroscena di uno scontro proprio con il clan dei Mancuso. L'operazione odierna, denominata Errore Fatale, ha portato all'arresto di quattro persone ritenute responsabili del tentato omicidio di Francesco Mancuso dell'omicidio di Raffaele Fiammingo avvenuto a Spinica nel luglio 2003. I quattro sono considerati al vertice dell'ndrangheta vibonese. Quasi 50 uomini hanno eseguito arresti e perquisizioni a Vibo Valencia, Milano e Prato. L'indagine, eseguita dai poliziotti delle squadre mobili di Vibo Valencia e Catanzaro e coordinata dal Servizio Centrale Operativo con la DDA di Catanzaro, è stata supportata anche da dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia. Gli inquirenti hanno accertato che l'omicidio era maturato per contrasti insorti nella gestione dell'attività criminale tra i componenti della famiglia Mancuso, in particolare la fazione capeggiata da Ciccio Mancuso alias Tabacco e quella guidata da Cosmo Mancuso alias Michele. Tra le persone arrestate anche Giuseppe Peppone Accorinti, boss di Zungri, e Domenico Polito di Tropea, considerato braccio destro del boss Pantaleone Mancuso, detto Scarpuni.